Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Allora, oggi voglio fare con voi un progetto davvero carino e non è un progetto solo per ragazze, ma anche per le signore. Diciamo che è un progetto molto simpatico, ma anche un po' vanitoso. Allora, avremo bisogno di un pezzo di pellicetta sintetica. Io non so se si riesce a vedere bene, questa qui a pelo corto è veramente morbidissima. Questa è una pellicetta, appunto, come vi dicevo, sintetica. Poi vi lascerò anche i link di dove l'ho acquistata io, sempre sotto al video nella descrizione. Però diciamo che si trova abbastanza facilmente e diciamo che si trova anche di tanti colori, quindi potete dare spazio veramente alla vostra fantasia. Quindi avremo bisogno di questo pezzo di pellicetta sintetica che misura 54 centimetri di lunghezza e 32 centimetri nel lato più corto. Poi avremo bisogno di una stoffa della stessa identica misura della pellicetta, quindi sempre 54 centimetri per il lato lungo e 32 centimetri per il lato corto. E poi io ho tagliato un ulteriore pezzo che in realtà è quello che mi rimaneva di questa stoffa e lo userò tutto quanto. Quindi ho un pezzo di 54 centimetri di lunghezza per un'altezza di 17 centimetri. Poi, oltre a queste cose, avremo bisogno di una fettuccia fatta di corda, eccola qua, questa qui, della misura di 2,5 cm, ok? E ne basterà un pezzetto da 20 centimetri, questi sono 20 centimetri. Poi avremo bisogno di due anelli a D, questi qui sono da 2,5 cm proprio per questa fettuccia qui. Poi io ho acquistato questa fettuccia sempre uguale a quella piccolina, ma è più larga, infatti è da 4 cm. Allora, io qui ne ho un pezzo da 70 cm, ma se bisogna fare anche la tracolla, allora avremo bisogno di più metraggio, quindi serviranno 70 cm per i manici più 1,20 m ulteriore. Quindi saranno 1,20 m più 70, 1,90 m, diciamo, ecco, 2 m di questa fettuccia qui da 4 cm. Io questa l'ho acquistata già fatta, quindi con l'inserto in pelle, però nulla vieta di farla con la fettuccia, quindi piegarla e fare la tracolla senza questo inserto di pelle. Poi avremo bisogno di un bottone di quelli magnetici. Avremo bisogno di questo tipo di bottone qua. Avremo bisogno di un pezzo di feltro di 30 cm x 10. Più ci servirà un quadratino sempre di feltro dove poter ritagliare dei piccoli quadratini. Questo feltro qui è da 3 mm, come potete vedere, ed è abbastanza rigido. Vi servirà questo, cioè il panno Lenci in questo caso per questo progetto non va bene. Dobbiamo usare per forza, diciamo, il feltro. Poi, se vi avanza un pezzettino di questa pellicetta, lasciatelo da parte che alla fine vi faccio vedere cosa ci possiamo fare. Io oggi voglio fare con voi una borsa peluche, quindi sarà una borsetta piccolina che va bene anche per le ragazze. Io direi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite di nuovi video che appunto usciranno mano a mano. Quindi buona creatività a tutti!
Ed ecco qui la mia borsa terminata. Scusate ragazze, ma ho il naso chiuso, sono raffreddato all'influenza e la mia voce non è la solita. Dunque, qui abbiamo due tasche, belle profonde, dove vi ho fatto vedere prima che entra anche, eccolo qua, il cellulare. E poi la borsa, appunto, che comunque è bella capiente. Infatti vi ho fatto vedere prima che entrano tre libri, quaderni, quello che sia, insomma, anche per una ragazza che magari sta in giro all'università può andare bene. Ed ecco qua. Quindi questa qui è la mia borsa di peluche. Al tatto è bellissima, ragazze, io questa cosa mi fa impazzire veramente. Poi, se vi ricordate, io ho preso appunto una tracolla già fatta. Ovviamente voi mani ci potete metterli in pelle, quelli già fatti, potete mettere una catenella al posto della pelle, potete metterli in bambù. Per quanto riguarda la tracolla, se vogliamo farla noi, è molto facile, basterà semplicemente infilarla dentro, piegare e cucire così. La faccio rivedere. Abbiamo il moschettone dentro, pieghiamo, ripieghiamo. Il moschettone quindi sarà qui, facciamo una cucitura a quadrato e poi le diagonali e noi avremo la tracolla fatta da noi anziché averla acquistata, ecco. Adesso voglio lasciarvi anche le misure del lavoro finito, quindi avremo un'altezza della borsa di 22 centimetri, una larghezza della borsa di 24 centimetri ed una profondità della borsa di 11 centimetri. Bene, dunque, io direi di passare alla seconda parte di questo video, che è un'aggiunta speciale per fare il pompon di pelliccia da aggiungere, appunto, il charm da aggiungere alla borsa. Seguitemi nella seconda parte. Ciao.